Ansa Voice Magazine. Riposo, disconnessione, relax visivo e mentale. Guardare un orizzonte diverso dal consueto, fare esperienze nuove, regalarsi tempo per se stessi fuori dalle abitudini, non avere il cervello super vigile e connesso. Questa potrebbe essere l'estate ideale, quella dei giorni, sempre meno in verità, in vacanza. I benefici sono ovvi. Dopo un anno di produttività incessante e stress accumulato, senza contare quest'anno le problematiche della pandemia, il nostro cervello ha bisogno di una pausa per riequilibrarsi e recuperare le forze. Nonostante questo, però, in una società che ci richiede di sostenere ritmi di vita frenetici e riempire il più possibile il nostro tempo, staccare la spina, rallentare e riappropriarsi di un tempo perso, chiamiamolo così, può diventare difficile. Ne parliamo per l'appuntamento Ansa Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di Ansa Lifestyle. Uno studio condotto da AIS, intitolato What Workers Want 2020, mostra come il 53% dei lavoratori non riesca a smettere di lavorare e a scollegarsi completamente durante le vacanze. Nel frattempo, Rafael Penades, psicologo dell'Hospital Clinic di Barcellona, spiega che la noia non è altro che uno stato d'animo che nasce quando la mancanza di attività costante viene vista come qualcosa di negativo. Questa concezione negativa del tempo sprecato a fare nulla è il risultato di una società sottoposta a una costante sovrastimolazione, iperproduttività, che porta all'avversione o alla paura della noia e del tempo libero. È, in altre parole, la oziofobia. Cosa succede a livello fisiologico? Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che il cervello riscontra grandi difficoltà a spegnersi dopo mesi di stress continuo. Quando il cervello inizia a liberarsi dalla sensazione di sopraffazione e si prepara a rilassarsi, avviene un riequilibrio del suo sistema dopaminergico. Inizia cioè a rilasciare tutta la dopamina che prima tratteneva. Questo processo di regolazione è diverso per ogni individuo e impiega un tempo differente a seconda del livello di stress a cui il cervello è stato sottoposto. In altre parole, maggiore la sovrastimolazione a cui ci sottoponiamo durante l'anno, più difficoltoso sarà riuscire a godersi appieno i momenti di riposo. Di conseguenza, l'inizio delle vacanze provoca in molte persone una sensazione di vuoto, di disagio, una costante ricerca di qualsiasi attività che permetta di occupare il proprio tempo, proprio per evitare quel tempo, tra virgolette, sprecato a non far nulla. Ci sono invece dei benefici del cosiddetto dolce far niente. La maggior parte degli studi concorda sul fatto che da un punto di vista biologico le vacanze e il riposo cerebrale favoriscano un aumento della flessibilità cognitiva e una riduzione dello stress cronico che ci portiamo dietro tutto l'anno. Inoltre incoraggiano il pensiero produttivo e creativo. Tuttavia, affinché le ferie siano efficaci e ci permettano di tornare veramente riposati, è importante proprio riuscire a liberarci del pensiero della routine lavorativa. A questo proposito, gli esperti di una piattaforma di psicologia online che si chiama Therapy Chat hanno individuato una serie di consigli: effettuare un digital detox e scollegarsi da tutte le piattaforme che ci collegano al lavoro, cercando di favorire quelle attività che sono più creative. Evitare di stare incollati al telefono rispondendo a messaggi e chiamate, che se anche rispondiamo dopo non succede nulla, pensando costantemente alla mole di lavoro che ci attende al termine della vacanza. Questi sono dei pensieri da evitare. Organizzare attività piacevoli che di solito non si fanno durante l'anno per mancanza di tempo e quindi dare priorità a uno spazio personale. Rallentare i ritmi abituali e quindi alzarsi più tardi, magari fare un pisolino se ne abbiamo voglia, leggere più di quello che facciamo durante l'anno. In generale condurre uno stile di vita più rilassato, che ci allontani piano piano dalla frenesia e dai ritmi cui siamo abituati normalmente.
improvvisare, uscire dalla routine, godersi il qui e ora senza pensare al lavoro e dunque essere flessibili. Oggi faccio una cosa, ma magari la decido nel pomeriggio. Sbloccare la mente e apprezzare le piccole cose che vengono trascurate quando non c'è tempo. Non avere un'agenda, anche questo è importante. Ma cos'è la fobia del tempo libero e soprattutto come riconoscerla? Quali sono i suoi sintomi e le sue cause? Alla base c'è un pensiero di eccessiva produttività ed efficienza che antepone alla felicità le conquiste e i successi. È una visione quantitativa, quanti obiettivi ho raggiunto, quanti compiti ho svolto, che non si concentra magari sulla qualità dei risultati. La fobia del tempo libero di solito si manifesta soprattutto durante le vacanze a causa dell'incapacità di gestire queste grandi quantità di ore libere a disposizione, proprio perché siamo abituati a una visione quantitativa, come dicevo prima. La fobia del tempo libero è la paura generata dal non avere qualcosa da fare, qualcosa che devo fare. Le persone che soffrono di oziofobia hanno bisogno di avere sempre il tempo occupato, poiché non sopportano sentire il vuoto causato dal non avere un compito da svolgere, fosse anche piacevole. Tale fenomeno è qualcosa di abbastanza comune nella società odierna, perché le persone cercano di mantenere, lo sappiamo, la maggior parte della giornata e della vita occupata con le attività, lavoro, progetti, ritmi, tutto organizzato, proprio perché si ha il terrore di dover affrontare un tempo vuoto, un tempo non pianificato, e si ha invece l'obbligo mentale di terminare tutti i compiti o obblighi che andavano svolti o peggio ancora che ci siamo dati. Il sintomo che possiamo osservare maggiormente, sottolineano gli esperti di guidapsicologi.it, è l'ansia, tanto per cambiare, proiettare le situazioni future al presente. Nelle persone che presentano oziofobia, quando si rendono conto che non hanno programmi e devono affrontare letteralmente il loro tempo libero, si produce un'attivazione del sistema nervoso simpatico e si percepisce dentro di sé un'elevata intensità. Questo avviene perché queste persone che hanno appunto oziofobia, cioè che è un po' più del non saper gestire il tempo, questi soggetti che patiscono oziofobia sono normalmente influenzati dal pensiero di un'eccessiva produttività ed efficienza e quindi mettono al primo posto risultati e successi a discapito della felicità. Sono soliti parlare facendo riferimento a quanti obiettivi hanno raggiunto, quanti compiti hanno svolti, tutto sempre in modo quantitativo. Questo è per dire che questa super efficienza, che è un po', diciamo, una costante che ci viene detta, inculcata, per la quale siamo formati tutti quanti, volenti o nolenti, ci può produrre un problema durante le vacanze. Molte persone possono soffrire di questo. Allora, che cosa fare? Innanzitutto sapere che cosa significa tutto questo che ho detto finora, quindi cercare di superare questa fobia con la conoscenza. Quindi la prima cosa è identificare cosa sta scatenando la paura per capire le cause, essere in grado di stabilire come gestire questa paura, quindi riconoscerla, esprimere le emozioni, ma soprattutto praticamente ridurre le aspettative e quindi riconquistare un tempo per non far nulla senza aspettarsi di fare qualcosa, mantenere i tempi di riposo, non avere troppi programmi, essere fuori dalle tabelle, soprattutto una cosa che è fondamentale in vacanza, decidere le cose all'ultimo, cambiare programma secondo quello che ci va in quel momento, ridurre il ritmo, perché anche questo vuol dire fare pause, quindi leggere un libro con più calma, guardare un film che magari abbiamo rimandato, addormentarsi il pomeriggio, che è una cosa che durante la routine difficilmente si riesce a fare, guardare il panorama senza pensare al perché si fa. Quindi essere molto flessibili, ridurre al minimo, infine, la richiesta con noi stessi. Noi siamo sempre molto esigenti con noi stessi e questo può provocare appunto quello che stiamo raccontando, cioè l'oziofobia e il non godersi del qui e ora. Nel momento della vacanza, il qui e ora è la vacanza. Quindi anche importante nel non far nulla, non proiettare il pensiero al futuro. Il futuro vuol dire la fine della vacanza, una cosa che quindi ci fa star male e non ci fa godere il presente. Buone vacanze!